Envision TV, produzioni per la TV e il web. Una lunga storia fatta di impegno nel e per il territorio, che oggi rappresenta un punto di forza nell'opera di sostegno alle imprese ed agli imprenditori per affrontare le difficili sfide future. Questo è il senso delle celebrazioni che si sono svolte a Mondavio per i 75 anni di Confcommercio Marche Nord. L'incontro ha visto un'ampia partecipazione di autorità civili e militari, amministratori, tutti i sindaci dei comuni aderenti a Itinerario della Bellezza e lo staff Confcommercio Marche Nord al completo. Al tavolo dei relatori il presidente nazionale Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente Confcommercio Marche Nord Angelo Serra e il direttore Amerigo Varotti, il presidente Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e il sindaco di Mondavio Mirko Zenobi, presente in sala il prefetto di Pesaro Vittorio Lapolla. Un anniversario importante che cade in un momento difficile per il nostro paese, che sta provando a ripartire dopo l'emergenza economica derivata da quella sanitaria per il Covid-19. Un percorso non privo di ostacoli, ha detto Amerigo Varotti, direttore Confcommercio Marche Nord, ma occorre avere la consapevolezza che solo attraverso il dialogo con le associazioni radicate sul territorio si potrà vincere la sfida della ripartenza e che il rilancio parte dal turismo. Sicuramente è un periodo difficilissimo per le imprese e per il paese. La nostra assemblea voleva essere un gesto non solo di ricordo per quanto fatto 75 anni fa da una ventina di commercianti di Pesaro che hanno creato la nostra associazione, ma anche un gesto di fiducia e di speranza nel futuro. L'abbiamo detto ai nostri dipendenti, ai nostri dirigenti, alle autorità, con l'invito a tutti a guardare i fatti dell'economia con occhi nuovi. Perché in questi 75 anni il mondo è cambiato, l'economia è cambiata, ma siamo cambiati anche noi come associazione, abbiamo cambiato nome anche diverse volte, assecondando con la denominazione i cambiamenti avvenuti nel paese e nell'economia. Oggi dobbiamo guardare al futuro del paese con occhi nuovi, guardando a uno sviluppo economico più sostenibile, legato alla valorizzazione dell'ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali, alla valorizzazione della cultura enogastronomica di questo paese, rilanciando i borghi, rilanciando i piccoli centri che sono elementi di sostenibilità per la vita di una città, ma sono anche grandi elementi per lo sviluppo economico di un territorio. Insomma, dobbiamo guardare di più alla piccola impresa, guardare di più al settore del terziario e del turismo, senza confidare nei grandi progetti, nelle grandi opere che non si faranno mai e quando si faranno saranno deprimenti dal punto di vista ambientale e soprattutto in un paese che ha un deficit non solo di sicurezza ma anche un deficit di legalità diventano pericolosi perché si rischia di dare in mano all'economia sommersa tanti e tanti soldi che invece potrebbero essere utilizzati a favore della piccola impresa e delle piccole città. Lei oggi con orgoglio ha voluto ricordare due elementi fondamentali. Siete l'associazione più radicata sul territorio e un esempio a livello nazionale. Sì, siamo l'associazione più rappresentativa della provincia di Pesaro Urbino e siamo quella anche nell'ambito del mondo Confcommercio più ramificata sul territorio. Nella provincia di Pesaro Urbino noi abbiamo 16 uffici che non sono degli sportelli, sono uffici con decine di dipendenti e serviamo servizi a migliaia di imprese. Siamo anche l'organizzazione che sta creando dei progetti da alcuni anni che sono veramente seguiti con attenzione a livello nazionale. Penso al fatto di avere di proprietà un tour operator e siamo una delle poche realtà italiane. Con i progetti legati all'itinerario della bellezza abbiamo una grande attenzione da parte anche della stampa nazionale ma anche di altre associazioni. Addirittura a un concorso di filosofia ha vinto un libro che si chiama Le briciole di bellezza che porta come esempio l'itinerario della bellezza di Pesaro Urbino come uno degli esempi più importanti in Italia, se non l'unico, dice il filosofo Cannizzo, di guardare allo sviluppo economico del territorio valorizzando l'ambiente e i beni culturali. È stato ribadito più volte, 75 anni. Importanti per quello che è stato ma per quello che si fa e si farà. Sì, la storia la sappiamo già, quello che la Confcommercio ha fatto in tutti questi anni e penso che la più parte la conosca. È quello che si farà che ancora lo dobbiamo scrivere e penso che la Confcommercio si sta veramente organizzando per affrontare un futuro che non è
così facile, perché veniamo fuori da una pandemia che ci ha praticamente distrutti. Dobbiamo ricostruire un modello, ma col nostro aiuto le imprese sicuramente riprenderanno. Tra i momenti più attesi, quello dell'intervento del presidente nazionale Confcommercio non ha deluso le aspettative. Sangalli, dopo aver espresso l'apprezzamento per quanto fatto da Confcommercio, Marche Nord e per i risultati ottenuti, ha posto l'attenzione sull'attuale momento di grossa difficoltà per il tessuto sociale ed economico dell'intero paese. In particolare sul pericolo di una tempesta perfetta che metterebbe a rischio 270.000 aziende e oltre 1 milione di posti di lavoro. Questa pandemia ha colpito duramente, ha colpito in modo particolare il settore che noi rappresentiamo, tanto per fare alcuni esempi ha colpito la filiera del turismo, come i ristoranti, come gli alberghi, come i bar, come i trasporti, come il tempo libero. Ecco perché noi chiediamo sempre al governo misure adeguate e soprattutto urgenti, perché vogliamo evitare il rischio di una tempesta perfetta che potrebbe far chiudere 270.000 imprese con la perdita di oltre 1,5 milioni di posti di lavoro. Sono stato profondamente rattristato da questa mancanza di una richiesta che mi sembrava legittima, che mi sembrava anche di buon senso, quella di prorogare le scadenze fiscali, e ho detto che si tratta di un errore, anzi di un duplice errore da sottolineatura di matita blu. Il primo, perché facendo così ha aggravato ancora la pesantezza della crisi delle imprese, e secondo perché ha messo a rischio la chiusura, e certamente la chiusura ha un impatto sulla finanza pubblica molto più duro, molto più drammatico che non la proroga. La migliore strategia per il buon fare, in particolare per favorire una ripresa in tempi fisiologici, ha detto Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche, è quella del fare sinergia. Davanti abbiamo dei momenti difficili, dei periodi che veramente le nostre imprese dovremo sostenerle il più possibile. Per sostenere le nostre imprese ci vuole tanta coesione tra associazioni di categoria, tra istituzioni. E la Camera di Commercio deve essere un facilitatore di tutti quei percorsi che danno la possibilità di trovare quelle sinergie ottime per far sì che le nostre imprese possano restare sul mercato, perché ricordiamolo, ogni insegna che si spegne è la perdita di qualcosa di prezioso che noi abbiamo nelle nostre città, nei nostri borghi e in tutte le località delle Marche. Perciò veramente in questo momento delicato dobbiamo essere uniti. Siamo orgogliosi che Confcommercio Marche Nord abbia scelto il comune di Mondavio per ospitare questo evento. Noi abbiamo avviato già dal 2018 una sinergia, una collaborazione importante da un punto di vista turistico. Abbiamo aderito all'itinerario della bellezza promosso da Confcommercio. Eravamo originariamente 4 comuni, oggi siamo 12 comuni del territorio provinciale. A gennaio entrerà il 13°, questa dimostrazione che questa scommessa è stata una scommessa vincente, perché è un progetto che sta aggregando veramente eccellenze territoriali del nostro entroterra, della nostra costa, per proporsi ovviamente da un punto di vista turistico fuori dal territorio regionale, non solo. Al termine dell'incontro sono stati premiati i dipendenti e dirigenti dell'organizzazione e i sindaci dei comuni dell'itinerario della bellezza. Il programma del pomeriggio è proseguito con la visita alla splendida Rocca di Mondavio ed una breve ma intensa rappresentazione degli arcieri e di alcuni figuranti della rievocazione storica della caccia al cinghiale.